Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Più semplice, probabilmente la più semplice o forse la più complessa, dipende da come la vedi. Allora, si compone in due parti a questo punto, perché chiaramente chi è Giacomo, ma soprattutto chi è Teft? Okay. Allora, Giacomo è una persona più o meno normale che ha vissuto e vive di sogni, e di conseguenza cerca in qualche modo di realizzarli, anche se non è più giovane del tutto. Però non ha mai mollato e ha sempre sperimentato varie strade per finire in qualche modo nei sogni che aveva cominciato a fare e li ha portati avanti. E quindi Giacomo è appunto una persona curiosa. Come dire, una persona comunque forse con molte iniziative, anche se poi magari qualcuna si stoppa prima, però direi che di base è una persona curiosa con un sacco di iniziative, ecco, che ha sempre voglia di rinnovarsi, questo sicuro. Per quanto riguarda Teft, Teft è un amico di questa persona, un amico intimo di questa persona curiosa che convive con lui e che in qualche modo lo, come dire, lo sprona a fare delle cose che magari sono inusuali, come so, disegnare, lavorare sul video, guardare un sacco di film, cartoni animati, di fare musica, di sperimentare generi musicali diversi, strumenti diversi, di farsi incantare dalla natura, prendere spunto da questo. Questo è Teft, direi. A questo punto, prima parliamo del nuovo lavoro. Parliamo del nuovo lavoro che è sicuramente diverso, negli ultimi tempi un pochino diverso al tuo genere, però è molto bello e molto accattivante. Ma come nasce l'ispirazione di questo brano e come si evolve questo brano? Allora, questo brano nasce dal fatto che, come tutti più o meno nel periodo di pandemia che abbiamo passato in questi ultimi 2 anni, abbiamo fatto una serie di riflessioni, credo, più o meno su noi stessi, soprattutto nelle fasi di solitudine, anche se per mia fortuna io comunque ho potuto continuare a lavorare, però comunque abbiamo tutti quanti subito un isolamento. Questo isolamento, a mio parere, se si utilizza per tirar fuori delle cose da dentro di sé, può essere utile. E io ho fatto questo, cioè ho cercato dopo tanto tempo di rimettermi a scrivere canzoni, a fare musica di un certo tipo, perché per tantissimi anni io ho fatto sperimentazione, spettacoli teatrali, lavori audio-video, dove praticamente la musica era importante, ma facevo da supporto, non facevo canzoni, facevo una sorta di colonna sonora o di commenti musicali di un certo tipo, sperimentando tantissimo. Quindi io a un certo punto, in quel periodo lì, avevo delle cose da dire, volevo dire delle cose, e ho cominciato a buttare giù delle idee su dei testi, su delle canzoni, partendo da dei riff, finché a un certo punto, prendendo spunto da un'idea che mi era passata per la testa, ho deciso di ricominciare a scrivere canzoni. E quindi da lì, in qualche modo, nasce così l'idea di fare dei brani. Il 49 Falene è riferito non a 49 farfalle, ma a 49 anni, che sono i miei, e le falene sono praticamente, sai come funziona, che per il primo periodo loro stanno in un bozzolo, quindi sono protette, coperte da questo bozzolo e hanno un tipo di vita, poi a un certo punto il bozzolo si schiude, loro cambiano completamente la loro vita, sono libere, ma molto più fragili. Però sono libere.
E quindi hanno questo cambiamento. E io ho fatto questa specie di similitudine tra quello che sono i miei anni, che non sono mai stati uguali, comunque sempre con una serie di mutazioni, e al fatto che le falene hanno questo cambiamento continuo. E mi aveva colpito questa cosa qui delle falene. Ripeto, mi piacciono molto gli animali, mi piace molto la natura in generale, quindi prendo spesso spunto da queste cose qui. E quindi di conseguenza ho fatto questo tipo di lavoro. Per cui 49 falene sono legate ai 40, miei 49 anni. E il discorso della libertà, di cui, nel senso che viene in qualche modo affrontato all'interno del brano, è legato al discorso che comunque per quanto uno cerca di rendersi libero ed è libero, in qualche modo poi è anche vincolato dalla sua libertà. Perché poi essendo libero non ti vuoi più allontanare dalla tua libertà perché hai paura di perderla. E quindi non rischi più, stai dentro, come dire, questo margine, e quindi di conseguenza l'ho vissuta così. E il video, cioè, allora, se posso, dimmelo se parlo troppo, io non voglio, Io, no, fermami infatti, io magari. infatti volevo accennare questa cosa del video, perché è un video un po' particolare, ma soprattutto che poi c'è un countdown che hai detto, mi hai accennato, che pochi hanno notato questo countdown che arriva fino a 49, dà un senso di continuità a questo video che poi è anche particolare perché nel suo svolgere c'è anche questi effetti particolari. Di immagini sovrapposte, di spostamenti, di conseguenza, però, questo dietro, questo numero che scorre fino a 49 è ben preciso, è ben Sì, nel fondo si vede benissimo. allora questo video nasce. Allora faccio questa piccola premessa: il nome theft deriva dal fatto da furto, ok, in inglese. Quindi, un mio insegnante, Fabrizio Repetto, con il quale collaboro ancora del liceo artistico, ho fatto il liceo artistico tantissimi anni fa. Sembra non sono rimasto molto amico con questo insegnante. Suoniamo assieme, ogni tanto facciamo delle cose assieme, abbiamo dei progetti in ballo insieme. Ai tempi del liceo. Mi aveva detto non si può più inventare nulla. Era un mio insegnante di disegno. Non si può più inventare nulla nell'arte perché oramai è già stato tutto fatto in qualche modo. L'unica cosa che si può fare è riproporlo prendendo spunto dalle cose passate con il proprio modo di essere, col proprio modo di vivere, no? Con il proprio modo di vedere le cose. Infatti, ci facevano tutta una serie di esempi di pittori, artisti, musicisti che. In passato hanno fatto questo, cioè anche i più moderni, tra virgolette, pittori che ci sono stati fino a un certo punto nella storia dell'arte si sono ispirati ai classici, ok? Quindi l'hanno poi riproposto a modo loro, sembrando delle cose innovative, ma in realtà di base si costa. Io faccio questo, io rubo continuamente, come fa ogni musicista, perché è inutile che poi stiano a dire io ho inventato, nessuno inventa più niente, le note sono quelle. Ci può mettere la propria sensibilità nel fare le cose, ma le note sono quelle, non si possono cambiare, quindi nessuno può inventare più nulla, i generi non si possono più inventare. Si può, a mio parere, proporre qualcosa di particolare in base alla propria sensibilità, questo può essere, ripeto, è un mio parere, si ferma lì. E quindi il discorso di Teft è questo, io rubo costantemente idee, immagini, parole, suoni. Da tutto il mondo che mi circonda, dal mondo che io voglio che mi circondi. Quindi faccio questo. E il video è questo: il video è momenti di isolamento, di solitudine, ma di libertà, di conseguenza, di poter scegliere, ridere, essere serio, scherzare, fare dei gesti, fare delle cose, come tu vedi nel video, tutti staccati con certi tagli un po' forse netti e bruschi. Quelle interferenze che tu vedi. Che ci sono di sovrapposizioni, si chiamano glitch, sono interferenze digitali moderne, cioè quando due apparecchi digitali non si sincronizzano tra di loro, hanno questa specie di fastidio di colorato che per alcuni aspetti è anche carino, perché è bello quell'effetto di vedere questi quadrati, riquadri che si muovono velocemente. Queste sono le interferenze della vita, delle cose che noi abbiamo subito, che subiamo tutti i giorni, delle cose che noi dobbiamo affrontare. E questo è il video in qualche modo è ispirato a un vecchissimo video dei Talk Talk, dove in realtà negli anni Ottanta,
era stata fatta una cosa molto simile, quindi io non ho fatto niente di nuovo. Mi sono ispirato a questa cosa qui, come anche un video precedente che ho fatto di un altro singolo che si chiama Cometa, che l'ho fatto quest'estate, che comunque è sempre sulla mia pagina YouTube, è ispirato a un altro video di un altro gruppo musicale. Quindi io rubo un po' le idee, come fanno anche i registi moderni, no? Cioè, tutti rubano un po' da qualche parte. È impossibile proporre qualcosa di nuovo, a mio parere, questo è il mio modesto parere. E a questo punto l'emozione che provi quando sali sul palco e davanti c'hai gente che canta, cioè c'hai gente inizialmente che ha un silenzio che forse parla, perché a volte il silenzio parla, ma poi si emozionano, sorridono, cantano. E che sensazioni provi tu in quel caso? Io credo che la cosa più importante sia riuscire ad arrivare. Beh, per me, se una persona, come hai fatto tu adesso, e mi ha colpito molto, e mi ha fatto molto piacere, che sei stato attento a tutta una serie di cose sul video, vuol dire che sono riuscito ad arrivare a colpire in qualche modo la tua sensibilità. Per me questo è un grosso successo, cioè onestamente. Poi al di là che ci siano 50.000 persone o 5 persone che comunque si rendono conto di alcune cose, a mio parere, ripeto, è una grossa emozione, una cosa molto bella. Il fatto che qualcuno mi dica, ho sentito il brano, mi piace molto, il testo è molto bello, mi fa ricordare delle cose, perché onestamente è una bellissima emozione questa, che ti spinge ad andare avanti, a cercare di fare delle cose sempre più, come dire, sempre più vicine a quelli che sono i tuoi, come dire, i tuoi sentimenti, le tue emozioni. C'è qualche artista a cui hai tratto qualche artista a cui hai tratto ispirazione o comunque ti ha dato quel qualcosa in più che poi ti ha fatto anche crescere? Sì, io in qualche altra intervista me l'hanno già chiesto e ho fatto comunque sempre lo stesso nome. E io per tanti anni ho suonato in gruppi musicali, come fanno tutte le persone che suonano più o meno, no? Poi io sono nato come un bassista, per cui da solista come bassista non avrei potuto fare molta strada, cioè, capito? Non è che un bravissimo chitarrista si mette a fare le canzoni, chitarra e voce. Io da bassista non è che potevo far molto. Poi in realtà mi piacciono tantissimo gli strumenti, quindi suono tanti strumenti perché sono curioso, perché mi piacciono. Però la mia origine è quella del bassista. Quindi ho suonato in tantissime band, ho fatto dei dischi, ho suonato un po' in giro per l'Italia, per l'Europa, tanti anni fa, però poi alla fine dei conti era molto difficile riuscire a far stare insieme tante persone con le stesse idee, sì, c'è il rischio che si litiga, non si vada d'accordo. Quindi a un certo punto io mi sono onestamente scocciato di questa situazione, ho cominciato a fare tutto da solo. Infatti io mi definisco un one man band perché io faccio tutto da solo, registro tutti gli strumenti da solo, mixo, arrangio in casa un piccolo studio, uno studio dove lavoro, non so se si vede dietro la schiena, tutti gli strumenti appesi, poi c'è tutta una serie di macchinari qua dietro, da queste parti qua. Quindi, cioè, per cui io faccio questo. E mi ispiro come compositore, come arrangiatore, come musicista, come paroliere, tantissimo a Trent Reznor, non so se lo conoscete, che è il cantante e musicista dei Nine Inch Nails, che è un gruppo americano. Okay. E a me piace tantissimo da sempre, mi è sempre piaciuto, tanto è vero che poi prima faceva musica di un certo tipo, forse un po' dura per alcuni aspetti, ma ultimamente ha vinto due Oscar come colonne sonore. Quindi ha dimostrato di avere, come dire, una capacità di trasformarsi nell'ambito musicale, quindi non solo nella musica considerata quella industriale, vuol dire quella molto alla portata dei giorni nostri, ha fatto anche delle colonne sonore da Oscar. E l'ultima è una colonna sonora che ha vinto l'Oscar di un cartone animato della Pixar, dell'ultimo film della Pixar, Soul. E lui e mi ispiro, cioè lui è il personaggio che per me è il massimo del musicista, dell'arrangiatore, del compositore, perché mi sono sempre ispirato a lui, ma non dico da sempre, ma da quasi, da quando ho iniziato a fare dischi. E se potessi saltare su un palco di un concerto, indifferentemente dal tempo e dello spazio, per suonare,
con un artista o con qualcuno che ti piacerebbe stare lì, che sia presente, c'è un qualche palco, un qualcosa che ti potrebbe piacere di fare? Come ti ho detto, in realtà un po' queste emozioni le ho vissute in passato perché ho suonato in tanti posti, in festival, con tantissime persone, davanti a tantissima gente e davanti a poca gente. Però credo che quello che a me piace di più è sempre come dire, è sempre l'ambiente da club, dove in realtà c'hai un'umanità molto più presente, cioè dove le senti le emozioni delle persone. Poi per carità, ben venga, se mi chiamassero a suonare davanti a 30.000 persone, io non ho problemi, ci vado. Però per dire, è chiaro che resta sempre l'idea dei locali di un certo tipo dove comunque la gente ascolta, sta attenta e non sono tanto per le grandi masse, nel senso che a parte che non saprei proprio come comportarmi, cioè onestamente, perché secondo me ci si perde un po'. Però ripeto, forse in un palco di un locale, di uno club dove si fanno magari cose di un certo tipo, di elite, magari dove magari appunto la gente veramente ti ascolta seduta, dove veramente sente quello che stai facendo. Questo mi piacerebbe molto. Cioè, mi piacerebbe molto rifarlo, perché in realtà l'avevo fatto in passato. Mi piacerebbe molto ritornare a fare questa cosa qui. Si producono i dischi perché il vinile, il CD. Sì. Il problema è, a mio parere, ora non voglio entrare in una cosa tecnica, però il problema è, ci sono due tipi di problemi. Uno è il problema del fatto che comunque per quanto siano scesi molto, i CD comunque costano ancora tanto, perché comunque spendere 20 euro per un CD, 18 euro per un CD è tanto, a mio parere è tanto. La musica è ancora troppo cara, a meno che non si va a finire su cose magari oramai passate di qualche anno, allora si trovano delle offerte. La musica, il cinema, i libri, a mio parere, sono ancora troppo cari. Dovrebbero essere, a mio parere, più bassi come prezzi per arrivare a tutti. Ok? Al di là di questo, la gente si è abituata oramai ad ascoltare la musica male. Vuol dire, l'ascolta dal cellulare, ma non dal cellulare con le cuffie, dal cellulare acceso. Quindi, tu puoi immaginarti tutto il lavoro che c'è dietro a una serie a una produzione per fare in modo che quello che tu stai cercando di proporre suoni bene dappertutto, in tutte le case, in tutte le radio, in tutti i computer, in tutto, finisce poi in un cellulare. Quindi la gente si è abituata ad ascoltare la musica male, perché si ascoltano vari formati, quindi gli MP3 che sono compressi, per cui di conseguenza non hanno una qualità molto alta. Si è abituato ad ascoltare la musica male e quindi di conseguenza la scaricano in digitale. È più probabile che la musica venga comprata in digitale piuttosto che comprata in un CD, perché il CD è scomodo, perché non te lo puoi portare dietro. Lo puoi poi trasferire sul computer, ma sul computer o sul cellulare, sul tablet, quello che vuoi, ma quando lo trasferisci su tablet, il più delle volte lo metti in MP3, quindi c'è la qualità e poi lo ascolti non dalle cuffie, ma dal cellulare. Capisci? Quindi è quello il problema. Poi abbiamo invece il mercato di quelli ultra collezionisti che invece preferiscono spendere 40, 50, 60 euro per un LP, perché purtroppo gli LP oramai hanno delle cifre del genere. Capisci che la via di mezzo non c'è più, quindi secondo me si passa da un estremo all'altro. Il collezionista se ne frega, li spende, chi invece non ha soldi preferisce comprarsi il brano a 99 centesimi come massima cifra, poi, o minima se non sbaglio, ora non mi ricordo, da iTunes, dalle varie piattaforme musicali, però ascoltandola come un MP3 che comunque ha una qualità più bassa. E quindi c'è questo passaggio qui, secondo me, ripeto, io essendo un cultore della musica, chiaramente non ho più il giradischi perché a mio parere trovo un furto vendere un 33 giri a 45 euro, 50 euro, una roba del genere, perché è improponibile. Però i CD me li compro. Io sono uno dei pochi, forse rimasti, che si compra i CD, che si compra i DVD, che si compra i film, perché comunque sia, a me piace poi rivedermeli, mi piace avere la copertina, cioè una cosa di questo tipo. Ti ripeto, questo è quello che penso io, quello che comunque vedo. Ti dico, io ho avuto a che fare negli anni 80 con gli LP, io compravo tantissimi LP.
Ne avevo tantissimi e non vedevo l'ora di aspettavo al mattino al negozio appena usciva il disco del tizio che del cantante che mi piaceva, del gruppo che mi piaceva, andavo lì, aspettavo col sacchettino ed ero fiero di uscire dal negozio col sacchettino con l'LP comprato, che poi magari dopo 3 mesi si rigava e saltava, perché poi finiva così. Però cioè, era proprio un approccio diverso nei confronti della musica. Purtroppo la musica, a mio parere, è diventata proprio di utilizzo. Dura un mese, 2 mesi, poi basta, esce una nuova cosa, poi basta. Cioè, quindi non è importante che si senta bene, l'importante è che ti accompagni, che ha un suo valore. Stanno Dimmi, dimmi. scomparendo a questo punto gli evergreen. Non ho capito, scusami. Nella musica moderna, la musica attuale, non esiste più un evergreen come Banana e Lampone, gli Iron Maiden, cioè non esiste più questa sensazione che un brano poi nel tempo te lo porti, scompaiono e basta. Secondo me è difficile perché viene subito sovrastato dalle nuove uscite. Cioè, quindi è difficile. Una volta, infatti, gli evergreen, tra virgolette, rimangono ancora in qualche modo, come dire, in giro, si ascoltano sempre, guarda solo che i Beatles, cioè, premesso, a me non sono mai piaciuti i Beatles molto, quindi, però ho fatto un esempio proprio per non essere, come dire, condizionato. Se tu guardi, i Beatles li ascoltano comunque in qualche modo tutti. Ma se tu adesso, non so, vai a prenderti qualche cantante di qualche anno fa, voglio dire, di quelli che fanno le canzoni, voglio dire, usa e getta, secondo me poi non se le ricorda più nessuno. Ci sono sempre stati, nella musica, però, voglio dire, una volta un singolo durava anche un anno in giro. Cioè, un singolo di una canzone stava anche un anno in giro. Adesso i singoli ogni 8 mesi vanno cambiati perché comunque è una macchina di produzione, bisogna produrre, bisogna far uscire, che ci sta. Però, ripeto, poi esiste tutto un mercato di musica, voglio dire, di qualità alternativa, underground, quello che vuoi tu, dove la gente comunque compra, vende, ascolta, però chiaramente è completamente soffocata da questo mercato che c'è della musica di un certo tipo, soprattutto poi le tendenze. Quindi vedi adesso la musica trap, la musica rap, la musica. Senza niente levare, ripeto, perché non sarei in grado di farla, però è diventato un business e quindi. Prima mi hai accennato che in realtà produci, la registri tutto tu, cioè, come Lenny Kravitz, che si prepara, si gira tutto il disco e poi quando parte in tournée chiaramente ha necessità di farsi. Ma non è ultimamente altri artisti stanno facendo la stessa cosa, quindi a questo punto ti sei un po' ispirato a quella sensazione di Lenny Kravitz. Sì, perché in realtà non è l'unico, l'hanno fatti tantissimi, lo fanno in molti, perché essendo che la musica è cambiata molto, proprio anche nell'ambito della progettazione, perché comunque poi quando tu sei un musicista e fai delle cose, devi fare un progetto, non è che ti metti lì su a strimpellare la chitarra e speri che il brano venga. Hai delle idee, le butti giù, ragioni su come lavorare, cerchi di lavorare sui brani, se dargli un'impronta sonora di un certo tipo piuttosto che di un'altra, fai un brano, ne fai due, ne fai tre, cerchi di dare un'uniformità a tutti i brani finché non arrivi a un progetto finito. Quindi fai una progettazione di quello che tu vuoi comunicare. Solo che questo, oramai, la tecnologia ti permette di poterlo fare a casa. Al massimo alcuni fanno di poter, come fanno molti, di poi vanno a fare il master finale negli studi ultraprofessionali, perché, come dicevo prima, deve suonare bene su tutti gli apparecchi. E questo si fa in studi di un certo tipo dove si può calibrare perfettamente il suono. Lo si fa principalmente ora di lavorare a casa da solo perché lo puoi fare in autonomia senza tener conto di quelle che sono le spese dello studio. Perché in proporzione ha più senso comprarsi le apparecchiature e lavorare in casa che andare in uno studio e poi dover qualche volta spendi molto di più. E allora molti oramai lavorano in casa direttamente, come lo faceva Lenny Kravitz, lo faceva anche Moby, lo facevano un sacco di artisti, di musicisti. Poi se c'è un gruppo, questo è un altro discorso. Però spesso oramai fanno tutti così, producono i propri lavori in casa, in casa vuol dire nel loro studio, in casa. E poi quando si tratta di andare dal vivo, magari si appoggeranno a dei musicisti che sono capaci di gestire la situazione musicale dei brani. Quindi, però la produzione esce veramente come vuoi tu. Quindi lo fanno, si fa, oramai si fa così.
non ha quasi più senso andare negli studi per fare, a meno che non si fa musica di un certo tipo. Certo, se si fa jazz, se si fa musica country, se si fa musica, voglio dire, popolare, musica, allora lì subentra un altro meccanismo, ok? Diverso, perché bisogna registrare tutti gli strumenti, le colonne sonore. Difficilmente si riescono a fare se ci sono degli strumenti classici in casa, ok? Bisogna comunque andare in uno studio per forza. Ma un progetto, come nel mio caso, come tra virgolette, nel caso di Lenny Kravitz o di altre persone, si può tranquillamente fare nel proprio studio e poi andarlo a masterizzare fuori. Perfetto. Quali sono gli obiettivi adesso? Quali sono i nuovi progetti successivi che penso suonare dal vivo e produrre qualcos'altro? Cioè, no, prospettiva, successiva? Allora, suonare dal vivo è una cosa che a me piace tantissimo, però con la situazione pandemica, onestamente, non ho nessuna intenzione ora di mettere niente in reperto, cioè sul fuoco, perché come vedi, come tu sai, da un giorno all'altro potremmo rifinire in questa situazione in cui poi si blocca tutto. È un conto, e se è un personaggio famoso che pianifica un tour, è un discorso. Un conto, se è un musicista come me che magari ci prova a fare delle cose di un certo tipo, qui i locali chiudono, ti salutano e quindi cioè, tu hai perso tutto quello che è. Per cui onestamente non perdo energie dietro a questa cosa qua ora. Quello che sto cercando di fare è di cercare di riproporre dei brani, per avere un numero, non so, di brani per arrivare ad avere un CD, comunque un progetto, un lavoro finito, e produrli uno per uno, metterli online e fare come sto facendo. Cioè, quindi ho già in atto, sto già lavorando a un altro brano, ho già il testo pronto, la musica praticamente è finita, devo poi solo cantarlo, riarrangiare alcune cose, e sto lavorando di questo, su questo, quindi un altro brano, un altro video, e riproporlo di nuovo online e vedere che cosa succede. Mi piacerebbe suonare per un anime, un manga, un qualcosa che ti, un cartone animato, tanti adesso, o un videogioco? Sì, mi piacerebbe un sacco rifare la colonna sonora di Nausicaa della Valle del Vento, dello studio Ghibli, il primo film che non perché la colonna sonora fosse brutta assolutamente, però siccome è stato uno dei miei primi manga giapponesi che quando ero al liceo mi ispirava e l'ho seguito da sempre e quindi mi piacerebbe rifare la colonna sonora di quel film. Tutto lì. Questo sì, mi piacerebbe. Abbiamo scoperto che è un'anima nerd. Sì. Allora, io intanto vi ringrazio tantissimo per avermi ospitato a casa vostra. Sono contento e spero che mi richiamiate prima o poi, magari più avanti quando avrò l'altro brano, perché mi fa molto piacere parlare con te. E quindi ringrazio tantissimo Divinazione di Milano che mi sta appoggiando in tutto e che appunto mi sta facendo fare un sacco di interviste. Sono delle persone professionali. Estremamente, vuol dire, preparate. E quindi niente, ringrazio tutti quelli che avranno piacere di ascoltare il mio brano, sentirlo. Mi trovano su YouTube e su Instagram come Teft, Giacomo Grasso, ci sono i miei brani. E questo è quanto, quindi spero possiate passare tutti delle buone feste, nonostante la pandemia, però ve lo auguro. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.